Benvenuti bambini, oggi parleremo del ciclo dell'acqua. Grazie al calore del sole, le goccioline di acqua contenute nei mari, nei fiumi e nei laghi evaporano, si forma cioè il vapore acqueo. Il vapore acqueo sale perché è leggero, va a finire in aria. Si formano le nuvole. Le nuvole, a loro volta trasportate dal vento, si ammassano ulteriormente a quote più elevate, cioè salgono ancora di più nell'aria. E le goccioline di vapore acqueo si condensano ulteriormente, essendo le temperature più basse. Le goccioline di vapore acqueo si ritrasformano nuovamente in acqua liquida che ricade al suolo sotto forma di pioggia, di neve oppure di grandine. L'acqua ricade al suolo, penetra nel suolo e scende lungo le falde sotterranee, ritornando nel mare, oppure attraverso i ghiacciai l'acqua si scioglie e attraverso i fiumi torna in mare. Dunque, bambini, questo è il ciclo naturale dell'acqua. Il vapore acqueo sale, si condensa, si formano le nuvole, per temperature più basse, il vapore acqueo si ritrasforma in acqua liquida, si forma cioè la pioggia, la neve e la grandine. Dunque l'acqua ricade sulla terra e penetra attraverso il terreno, va a finire a livello delle falde sotterranee, oppure attraverso i fiumi, ritorna in mare.